E siamo ancora insieme in questo 2022 per raccontarvi le novità sulla città di Battipaglia, ripartendo dall'opposizione. Ripartiamo da Maurizio Mirra di Civicamente, ben ritrovato e buon 2022. Grazie, buon 2022 anche a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Allora Maurizio, noi come sempre, insomma anche quest'anno per l'ottavo anno consecutivo da quando è nata Sud TV, raccontiamo e cerchiamo di raccontare dedicandoci soprattutto al nostro territorio. Noi un po' una scelta la nostra, perché ci sono le televisioni nazionali che raccontano delle notizie nazionali e credo che sia giusto invece raccontare nel nostro piccolo quello che accade nella quotidianità. Ovviamente ripartiamo da Battipaglia, dall'amministrazione di Battipaglia, insomma sono pochi mesi di questo secondo mandato della sindaca francese, possiamo già fare un bilancio prima di entrare nel merito? Sì, diciamo che il bilancio ha un po' di ombre e qualche luce. La luce fortunatamente c'è stata negli ultimi giorni, anzi proprio il 31 dicembre del 2021, dove il Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria per i finanziamenti per la riqualificazione urbana e Battipaglia è rientrata in alcuni progetti dove aveva chiesto il finanziamento. Per quanti milioni? Complessivamente, se non sbaglio, sono più di 7 milioni di euro, comunque una cifra significativa su più interventi ovviamente. Certo. E siamo orgogliosi di questo perché noi in tempi non sospetti, quindi ben prima della campagna elettorale, quando ancora non sedevamo in consiglio, era il mese di aprile più o meno, chiedemmo un incontro all'amministrazione precedente, che poi il sindaco era lo stesso e alcuni componenti erano gli stessi, e in questo incontro chiaramente spiegammo che c'era necessità di partecipare a questo bando che aveva scadenza il 4 giugno scorso, e in particolare chiedemmo che fosse inserito il mercato coperto, che è una lotta che abbiamo sempre fatto insieme all'associazione Mercà, che riunisce gli operatori del mercato di via Volturno, quello piccolo vicino allo stadio Sant'Anna, per farti capire. E con loro stiamo portando avanti questa battaglia, tant'è che negli anni abbiamo spinto per far inserire nel documento di orientamento strategico e anche nel piano triennale delle opere pubbliche il mercato coperto, quindi una lotta che risale negli anni, dove con lacrime e sangue siamo riusciti a far introdurre questo argomento, nonostante poi abbiamo visto, diciamo, fuoco e fiamme di alcuni componenti dell'amministrazione che fino a 6 mesi fa tutto facevano tranne che interessarsi di questo problema e che adesso esultano. Ma al di là del fatto che esultiamo tutti, perché quando le cose si fanno a Battipaglia... Ovviamente questo significa che comunque tutto questo va seguito, perché certo, è chiaro che se progettazioni e queste ricostruzioni vanno, rigenerazioni, chiamiamole come vogliamo, vanno seguiti affinché non facciano la fine di altri progetti. Cioè, anche perché questo è solo uno step. Il fatto che loro ci abbiano approvato il finanziamento non significa poi erogheranno i fondi. Ecco. Se non rispetteremo il cronoprogramma che ci è stato indicato da loro, quindi l'inizio lavori entro una determinata data, il 30% dei lavori successivi, la conclusione entro un'altra, loro revocheranno i fondi e la segnaleranno a 4 progetti in graduatoria. Ci sono immagini di come dovrebbe venire questa riqualificazione. Questo, no? È il progetto che abbiamo proposto noi. Sant'Anna, non è il progetto che ha fatto il Comune. Questo progetto che ha fatto il Comune ancora non ci è dato vederlo né a noi né all'associazione Mercato, probabilmente si trova nello stesso cassetto dove c'è il PUC. Però non potrà essere, quindi dovrà essere quel progetto lì, sì, oppure quel progetto... ci possono essere delle modifiche? Allora, non lo so, chiaramente il progetto che hanno fatto è un progetto che può essere cambiato in corso d'opera, ecco, non è necessario. Magari noi vorremmo vederlo più che altro per capire se risponde alle esigenze degli operatori del mercato, degli utenti, cioè dei cittadini e anche di coloro che abitano là, perché molte lamentazioni ci sono sorte anche dalle persone che abitano la zona di via Volturno, perché tu immagina alle 5 di mattina gli operatori del mercato devono iniziare a lavorare, rumore, camion, le persone che abitano lì chiaramente hanno dei disagi, quindi dobbiamo cercare di contemperare queste tre esigenze per dare un servizio buono a chi deve usufruire del mercato, sia che siano gli operatori, sia che siano gli utenti, ma anche fare in modo che le persone lì vivano bene. Noi ci siamo battuti in tempi non sospetti per fare questo progetto e siamo contentissimi almeno in questo primo step sia stato raggiunto. Bisognerà stare sul pezzo per seguire i successivi avanzamenti, sperando che l'amministrazione, a differenza di come ha fatto fino ad oggi, dove praticamente, come ti ho detto, ha chiuso nel cassetto tutti i progetti, sto ancora cercando la chiave, ogni tanto giro per il comune per cercare questo cassetto. Scassina, no? No, e mo ci sto provando. Da poliziotto dovresti essere anche capace di sì, però no, mi metto la mascherina nera, vestito tipo Diabolik, giro per il comune per cercare questo fantomatico cassetto. Senti Maurizio, è questa sicuramente una buona notizia, nella speranza appunto che venga tutto fatto nel migliore dei modi e soprattutto velocissimamente. Però la mia era anche cercare di capire in questa eterogeneità di personaggi, di politici, insomma di eletti, di consiglieri, come si sta muovendo la sindaca, perché è chiaro che in un primo momento, cioè nel primo mandato, era proprio tra i suoi, no? Adesso certo,
un attimino anche lei potrebbe essere. Da questo punto di vista vedo un po' più di difficoltà, perché oggettivamente c'è un consiglio che è molto più autonomo rispetto a quello della volta scorsa. Vedi, come vedi, sono abbastanza agitato. No, ma è bello che d'estate fa caldissimo, non potete stare, d'inverno fa freddissimo, sì, perché state con i cappotti addosso. Siamo sul fatto che lì l'impianto di trigenerazione costruito 12 anni fa è ancora fermo. Vabbè. Comunque il problema essenzialmente è duplice. Allora, la maggioranza chiaramente non è più una maggioranza che bovinamente segue quello che dice il sindaco. Devo dire che questa maggioranza è molto più critica. Però purtroppo la cosa che mi ha lasciato anche un po' amareggiato, sia dal punto di vista politico che personale, che si seguono comunque gli stessi crismi della volta passata, diciamo, che sono stati condensati in una famosa frase del consigliere Falcone, l'articolo 5, chi tiene a mano è vinto, cioè nel senso che questo è il livello del consiglio purtroppo a volte. Nel senso che loro decidono, siccome hanno i numeri, perché la legge elettorale... Questo è anche successo per la Commissione, no? Sì, questo è successo anche per la Commissione, ma è successo per la Presidenza del Consiglio, è successo per la Commissione elettorale, è successo ultimamente per l'organismo i componenti dell'organismo indipendente di valutazione, dove è stato fatto un cambio del regolamento in giunta, quando il passato regolamento era stato modificato in Consiglio. Quindi alla fine si disfanno le cose senza, diciamo, un criterio e senza avere una, come devo dire... una presentazione a tutto il Consiglio, che dovrebbe essere il principe dell'amministrazione, il Consiglio nella parte decisionale. Quindi... Beh, voi come opposizione, no? Perché fondamentalmente questo sarebbe fondamentale, la compattezza. Sì. C'è compattezza? Perché io vedo un'opposizione un po' lenta, un po'... Guarda, che sonnicchia. L'opposizione è molto eterogenea, perché tu conta che l'opposizione, al di là di noi che comunque facciamo casa a parte, me che faccio parte diciamo di un movimento politico che è andato che indipendentemente si è presentato lì alle elezioni scorse, gli altri componenti di opposizione vengono anche da storie politiche molto diverse e che si sono uniti nella speranza, diciamo, di battere il sindaco uscente che si è ricandidato. E quindi chiaramente queste storie politiche diverse, dovute anche al fatto che si è sedimentato negli anni un'esperienza politica come tanti esponenti, diciamo, se vai a vedere gli unici esponenti nuovi in Consiglio Comunale sono Azzurra Immediata, Antonio Visconti e Gaetano Marino, il resto sono esponenti che già hanno calcato le scene del Consiglio Comunale. Chiaramente è molto difficile riuscire ad avere un'omogeneità con storie politiche così diverse, però tra di loro penso che un dialogo di minima ci sono. Con noi mi dispiace dire che purtroppo a volte ci sentiamo messi, come devo dire, visti un po' come dei paria, ma non solo dalla maggioranza, che ci sarebbe pure, ma dall'opposizione, perché chiaramente stiamo cercando di avere anche una linea nostra indipendente, anche dal punto di vista comunicativo siamo stati sempre diversi rispetto agli altri, non solo adesso ma anche in campagna elettorale. Questo non vuol dire che non vogliamo dialogare, però non vogliamo comunque mantenere la nostra specificità come movimento politico. Questo che, l'hai sempre detto e sottolineato, però basti pensare che però all'opposizione c'è anche il PD, no? come partito, che voglio dire è un partito che ha una certa forza e un certo peso. Ecco, magari sentiremo anche Antonio Visconti nei prossimi giorni, la prossima settimana, perché mi farebbe piacere, insomma, abbiamo dato spazio sicuramente alla sindaca, ma è giusto dare spazio anche all'opposizione. Parliamo un attimo invece di ambiente, no? Perché un po' è stato dimenticato, devo dire che negli ultimi mesi non ho proprio sentito parlare più. È rimasto un argomento della campagna elettorale. Sì, è rimasto, questa è una cosa che purtroppo è un problema, perché tanti argomenti sono rimasti argomenti di campagna elettorale. Noi abbiamo lavorato sull'argomento dell'ambiente, come dicevo, anche analogamente al mercato in tempi non sospetti, partecipando a tutte le iniziative che ci sono state in passato, e continuiamo, diciamo, a fare delle proposte in campo ambientale, molti interventi che ho fatto in Consiglio Comunale, come per esempio la richiesta di adesione alla strategia rifiuti zero, riguarda sempre le tematiche ambientali. C'è il problema della commissione consiliare permanente relativa all'ambiente, che è quella che l'opposizione la maggioranza in maniera miope ha deciso di assegnare all'opposizione, quindi una sola commissione. E quindi comportando avanti sempre lo stesso discorso, che di accaparrarsi quanto possibile tutti i possibili luoghi decisionali, perché poi la presidenza della Commissione Ambiente non comporta alcun emolumento particolare, per cui adesso c'è questo tema della Commissione Ambiente, che un po' per scomodità,
un po' perché ovviamente si vuole dividere ulteriormente l'opposizione, il sindaco è molto bravo in questo a fare il divide e t'impera, si è messa la palla e si è lanciata dall'altra parte dicendo noi vediamo la commissione, la presidenza della commissione ambiente, ma sono problemi vostri chi debba fare il presidente. Noi, e lo sappiamo chi è il presidente? No, perché il problema è questo, noi 2 mesi fa a Valle della Proclamazione dei consiglieri comunali scrivemmo una lettera aperta a tutti i consiglieri e al sindaco chiedendo 3 punti. Il primo, che la presidenza del consiglio comunale andasse all'opposizione per una questione di garanzia, e non è stato fatto. Il secondo, chiedendo se fosse possibile un posto all'interno della commissione elettorale per far sì che venga fatta la rotazione e il sorteggio degli scrutatori, e non è stato fatto, e in quel caso si è andata avanti e non fa nulla. Però abbiamo chiesto come terzo punto la possibilità di avere la presidenza della commissione ambiente, perché in tempi non sospetti e non solo in campagna elettorale abbiamo portato avanti questo tema che a noi è molto caro e nessuno può dire che non è così, e su cui abbiamo fatto molta esperienza per portare poi all'interno della commissione degli argomenti che siano validi e farla lavorare, e non fare come spesso accade che la commissione è un mortorio dove si va solo a prendere il gettone di presenza. E purtroppo il PD da questo punto di vista, a quanto ho capito anche dalle esternazioni che ci sono state oggi da parte del segretario Anna Raviele, che tra l'altro stimo tantissimo, quindi ci sono rimasto anche un po' interdetto rispetto alla violenza di queste dichiarazioni, si è messo un po' di traverso, perché ovviamente essendo l'unica commissione la cui presidenza è stata data all'opposizione, il PD probabilmente aspirerebbe a questa presidenza. Io non è che vado a fare una guerra con il PD, cioè sarebbe stupido, sarebbe fare veramente il gioco della maggioranza che ci vuole dividere. Quello di fare una guerra con l'opposizione. Abbiamo chiesto e fatto una lettera attualmente scritta dal nostro segretario Valerio Giampaolo, che è il nuovo segretario dopo il congresso che abbiamo avuto un mesetto fa, in cui spieghiamo il perché abbiamo chiesto questa presidenza della commissione, l'abbiamo chiesta in tempi non sospetti. Ora chiaramente bisognerà dialogare all'opposizione e fare in modo che la scelta venga fatta quanto più possibile in maniera unanime, per non spaccarci ulteriormente facendo, come ti dicevo, il gioco della maggioranza. Ma qui si tratta di argomenti, qui si tratta di essere... No, ma lo capisco perfettamente. Non si tratta di fare... Il problema, così facendo, facciamo quello che sta facendo la maggioranza, che io ho questo, tu c'hai quello, tu c'hai quell'altro, sparte, è sempre come quello che chiamiamo la spartenza che si fa nella nostra politica, senza poi dire, vabbè, c'è un motivo per cui si fa questo, no. Si fa questo perché dobbiamo spartirci i posti disponibili. Non è che dici io ho un'idea e voglio fare questa cosa. Noi partiamo dall'opposto. Noi abbiamo quest'idea e per metterla in pratica chiediamo, non vogliamo, chiediamo se fosse possibile avere questa opportunità. A proposito di ambiente, sito di compostaggio, ci sono delle novità, insomma ero rimasta che aspettavamo tra l'altro la copertura di questo sito di compostaggio di Battipaglia, che il commissario prefettizio, attualmente assessore alla sicurezza di Napoli, avviasse questo bando, insomma alla fine ente d'ambito, ma la copertura non c'è. No, siamo ancora in corso d'opera, però una buona notizia c'è. Sito di compostaggio di Eboli, ovviamente. Sì, di Eboli, sì. Una buona notizia c'è, perché c'è stata una delibera dell'ente d'ambito degli scorsi giorni che ha stabilito che il sito di compostaggio di Eboli debba giustamente servire i comuni che si trovano più vicini. Questo che significa? Che attualmente il comune di Battipaglia non conferiva all'interno del sito di compostaggio, ma conferiva all'esterno addirittura con un bando da una ditta esterna, quindi con ulteriori costi che poi vanno a gravare sulla tariffa dei rifiuti. Ora questo, noi abbiamo fatto una mozione presentata negli scorsi giorni chiedendo questa cosa all'amministrazione, vogliamo velocizzare la possibilità di conferire da parte del comune di Battipaglia nel sito di compostaggio di Eboli e analogamente chiedere tutti i ristori che ci spettano, perché i regolamenti regionali prevedono dei ristori ai comuni che si trovano degli impianti di trattamento di rifiuti pubblici sul proprio territorio o ai confini entro 1000 metri. L'impianto di compostaggio di Eboli si trova all'interno dei 1000 metri dalla distanza del confine di Battipaglia e quindi potremmo chiedere insieme ad Eboli, tra l'altro, dei ristori che andrebbero chiaramente ad abbattere ulteriormente la tariffa sui rifiuti. E in questo abbiamo fatto una mozione che spero vada al prossimo Consiglio Comunale. È una buona notizia, la buona notizia poi vorremmo che si terminassero i lavori all'interno del sito di compostaggio per evitare che la prossima estate fossimo di nuovo uccisi dalla puzza che sia Eboli che Battipaglia sentono in maniera... Bisogna spingere un po' l'ente d'ambito a velocizzare questo bando, perché non so se è partito, se non è partito. Sì, insomma. Diciamo che c'è stato anche un cambiamento all'interno della gestione del sito di compostaggio, che è passato dalla Turner, è passato all'ente d'ambito, quindi magari si stanno un attimo stabilizzando queste situazioni, ma chiaramente la parte politica, che è il sindaco che dovrebbe far dare la sua voce, l'ente d'ambito, essere presente alle riunioni, dovrebbe spingere per Senti, questo. Invece mi sai dire un po', mi sai fare una valutazione sulla giunta?
Guarda, sulla Giunta stiamo facendo un'operazione di come dire, conoscenza. Noi abbiamo chiesto un appuntamento, abbiamo già chiesto un appuntamento a ogni componente della Giunta. Il primo c'è stato già con, proprio perché la tematica ambientale c'è molto chiara, c'è stato un primo incontro con l'assessore Vincenzo Chiera, che è l'assessore all'ambiente, che devo dirti è una persona che già ha posto in essere alcune iniziative che sono molto utili, tipo gli accordi per quanto riguarda i conferimenti con i vari consorzi, tu sai, c'è quello del vetro, quello della plastica. Lui, per dirti, ha approfittato del fatto che il consorzio per la gestione del vetro, il Coreve, aveva fatto chiaramente un avviso per ribadire di nuovo la convenzione, e quindi questo ci consentirà di avere dei ristori che prima non prendevamo. Fortunatamente di questo siamo contenti, perché abbiamo sempre contestato alla scorsa amministrazione il fatto che non ci fosse stato per 2 anni un assessore all'ambiente, e quindi fortunatamente si è visto che se metti un assessore capace sull'argomento, che ha voglia di fare, certo, le cose si fanno, e noi in questo abbiamo dato la massima collaborazione anche alla luce di tutte le esperienze fatte in passato, e lo stesso, se non sbaglio, ha fatto anche il comitato Battipaglia di Cenò, che negli scorsi settimane ha incontrato anche l'assessore. Gli altri assessori, tu sai, c'è stata anche una lotta all'interno della maggioranza, un po' di frizione, perché alcune liste hanno presentato propri assessori, altre no, tipo Battipaglia, avanti Battipaglia ha presentato un assessore, Battipaglia 2021 un altro assessore, che è Gidio Mirra, gli altri invece hanno dovuto cedere il loro assessore alla parte tecnica imposta il sindaco, e questo chiaramente a qualcuno non è andato tanto a genio. Problemi loro, però devo dirti, sulla qualità della Giunta ci sono comunque dei nomi come lo stesso Chiera, l'assessore Lambiasa, che pur non essendo di Battipaglia, però sono persone competenti, e che spero che in breve tempo riescano a raddrizzare la situazione, che è totalmente compromessa su certi aspetti, tant'è che l'assessore Lambiasa di qualche giorno fa è la notizia che praticamente quel famoso PUC del cassetto, che nessuno ha visto, è incompleto. Si diceva prima delle elezioni che il PUC era pronto a uscire, l'assessore Lambiasa ha detto tutto il contrario, cioè mancano delle parti fondamentali e cogenti. Allora là mi viene di mettere le mani così e dire: ma ti cadono le braccia, perché purtroppo in questa città c'è memoria corta, quindi si tende a dimenticare certe situazioni e certe cose. Questo è il problema più grande. La politica andrebbe seguita nell'arco di tutti gli anni dello sviluppo di un'amministrazione, non solo in campagna elettorale, questo anche per dare un voto consapevole. Purtroppo questo non viene fatto, e spesso quindi quello che rimane è lo slogan, ma i fatti sono tutt'altri. E non mi hai detto invece di Mirra, del tuo omonimo? Omonima, ma non parenti, specifichiamo, perché spesso mi dicono: siete parenti? No, non siamo parenti nemmeno allo lontano. No, dal punto di vista appunto del commercio, degli eventi, insomma, allora, come ti è sembrato? Devo dire, nella prima fase, quando si è dovuto muovere per organizzare il Natale, che poi purtroppo il Covid ha ridotto molto l'entità, ha avuto l'intelligenza politica di coinvolgere l'associazione dei commercianti, le varie associazioni, in particolare Confesercenti, si è mossa per avere i contributi da parte della Camera di Commercio per realizzare qualche iniziativa a Natale, che tu hai visto negli scorsi anni. Battipaglia era un morire Natale, c'era la baracca del melonaro, quello che tagliava il caciocavallo. Se invece andavi nei comuni limitrofi, tu abiti a Deboli, vedi, ma che bella che è. Pure a Battipaglia già c'è stato un piccolo movimento rispetto agli anni scorsi, e quindi devo dire che l'assessore ha fatto quello che era il suo compito. C'è stato però lo stop di Villaggio Bufala, purtroppo. Sì, là non si è capito, anche la sindaca ha detto e non detto, insomma, ha detto che ha bloccato tutto per il Covid. Un problema, sai qual è, di questa amministrazione? Che quando le cose vanno bene è merito loro, quando invece le cose vanno male è colpa degli altri o delle situazioni ambientali, ma questi sono 5 anni che fanno questo, quindi ormai siamo abituati. Più che altro il rischio è perdere questo finanziamento. Sì, ma non è questo, rischiamo di perdere questo, poi in altri ambiti di finanziamenti, siccome stanno cincischiando, il rischio di perdere i finanziamenti di PIX per l'illuminazione, per le De Amicis, per le Fiorentine ancora non si sa a che punto sono. Cioè, il problema è sempre questo, la comunicazione langue, la macchina amministrativa non segue determinati ambiti, e non c'è nemmeno un'apertura alle altre forze, perché una delle cose che ad esempio ho contestato proprio sul loro modo di fare per quanto riguarda questi ultimi bandi di finanziamenti è che con tutto che c'è stato un lavorio alle spalle delle precedenti amministrazioni, delle forze, diciamo, l'associazione mercale, associazioni, non c'è stata mai la volontà di dire: abbiamo raggiunto un risultato insieme. Non dico che uno deve prendere i meriti, Maurizio specificamente, l'associazione mercato, cioè far capire che a Battipaglia se si lavora insieme si raggiungono risultati. Ma questo ovunque, se si lavora insieme di sì, squadra. Però purtroppo Battipaglia ha un vizio grandissimo, che è il provincialismo.
purtroppo non riusciamo, anzi più che provincialismo, qua siamo a livello di paesucolo, non riusciamo a scrollare di dorso sta cosa di dividerci in fazioni e andare uno contro l'altro. Secondo me se ragionassimo da una città, che è quella che con i numeri siamo, perché abbiamo più di 50.000 abitanti, e cerchessimo di mettere a sistema le cose positive di questa città, potremmo ottenere risultati per cercare di uscire dal guado in cui siamo, tant'è che noi rispetto ai comuni limitrofi siamo più di 10 anni indietro, proprio perché c'è stato questo limite grandissimo. E non mi si dica che il riequilibrio finanziario pluriennale, perché altri comuni in condizioni simili e grandezze simili a quelli di Battipaglia, nonostante il riequilibrio, che cosa hanno fatto? No, poi tra l'altro oggi siamo a gennaio, insomma, in uno schiocco di dita arriviamo a giugno, all'estate, e stavo pensando anche ad un altro argomento cardine della campagna elettorale, che è stata, che è quella di della costa, della fascia costiera, di questa strada metaforica tra Battipaglia e la fascia costiera, ma al momento ancora non vedo nulla. Guarda, già è stata una fortuna che l'assessore Lambiasi è andato al tavolo tecnico con gli altri comuni per parlare di questo famoso master plan. Perché ho capito, ma negli scorsi tavoli non c'era nessuno, come nei tavoli sull'ambiente, su quello dell'ente d'ambito e dei subambiti, il sindaco non si presentò non essendoci un assessore. Il problema è questo, essere presenti e essere autorevoli, ovviamente, colloquiando con gli altri comuni, perché intelligentemente non siamo diciamo un'isola, siamo un comune attorniato da altre realtà locali. Io spero che si porti, perché la situazione della fascia costiera è degenerata dal punto di vista della sicurezza, della pulizia, dei servizi. È chiaro che non è una cosa che realizzi in poco tempo, perché lì io ho visto un po' il progetto, quel poco che è uscito fuori, sempre perché è sempre tutto chiuso nei cassetti. Il progetto è bello perché si tratta di dequalificare la provinciale per permettere chiaramente un passeggio, diciamo un qualcosa di molto più gestibile, rafforzare quella che è attualmente la Versana per la percorrenza dei veicoli, riqualificare la fascia dunale, la fascia pinetata, perché questo è necessario dal punto di vista naturalistico per preservare la spiaggia, e quindi avere un qualcosa che metta insieme l'aspetto naturalistico con quello turistico, quindi non fare palazzi di 50 piani che non hanno senso, ma fare magari uno spiaggio vitalità diffusa, dei servizi che siano diffusi e che consentano chiaramente di far lavorare anche più persone. I tempi, punto interrogativo, non c'è dovuto saperli perché non ci viene comunicato niente. Cioè, tra l'altro siamo l'unico comune che non ha una pagina Facebook del comune, ma le comunicazioni vengono fatte tramite quelle della sindaca. Direttamente, vabbè, adesso con l'avvento insomma dell'ufficio stampa probabilmente... Ma lo speriamo, perché sinceramente è poco rispettosa anche dell'ente in sé. No, perché... ma per esempio anche la comunicazione dei positivi, per dire una sciocchezza che non è una sciocchezza, perché le persone vogliono essere informate giorno per giorno, e chiaramente la comunicazione è cardine in una città grande come Battipaglia, ma lo è anche per la città di Eboli, quindi sicuramente anche questo è fondamentale. Maurizio, tu sei stato uno di quelli che la sindaca, o comunque che la maggioranza in qualche modo ha cercato di coinvolgere all'inizio, però tu hai sempre mantenuto, voglio dire, il tuo ruolo, perché dici: io non voglio essere coinvolto, vado a votare ciò che ritengo giusto sia. Rimani sempre di questa ipotesi, di questa opinione? Noi dobbiamo essere coerenti, quello che mancava in questa città è la coerenza anche negli anni passati con persone che passavano di qua e di là. Allora, se le persone che ci hanno votato, le 2500 persone quasi hanno votato Maurizio Mirra, l'hanno votato per stare in minoranza, Maurizio Mirra deve stare in minoranza, di qui non si scappa. È chiaro che quando verranno posti dei problemi o qualcosa, diciamo, a cui dare la mano, noi ne discuteremo all'interno, perché noi abbiamo, non decide Maurizio Mirra, questa è un'altra cosa che ci differenzia, ma Maurizio Mirra è parte di un'organizzazione, un movimento politico civicamente che ha un direttivo e dai dipartimenti tematici che decidono la linea politica e le linee, diciamo, specifiche dal punto di vista tecnico. Discutiamo all'interno di questo aspetto, perché abbiamo fatto un regolare congresso, e portiamo avanti le decisioni insieme. Noi praticamente ci sentiamo 50 volte al giorno tra la segreteria politica e i vari dipartimenti in tutte le iniziative che facciamo. Siamo un'organizzazione orizzontale e così continueremo a essere. Quindi la coerenza è il nostro primo aspetto. Chiaro che se l'amministrazione dice: abbiamo questo progetto, ci coinvolge, cosa che fino a mo' non hanno fatto. Quindi solo a parole inizialmente c'era questa voglia, sì, di... diciamo chiacchiere e tabacchiere di legno, c'è un armadio però pieno. Però in realtà ci sarebbe veramente bisogno, insomma, la squadra. E allora noi facciamo così, noi ci riaggiorniamo tra un mese circa, vediamo in questo mese se cambia qualcosa, se la direzione magari diventa un po' più comune,
e in modo che ci rincontriamo e ci diciamo insomma come stanno le cose, Maurizio. Anche perché noi sentiamo sempre le problematiche quotidiane, no? Le strade, appunto la riqualificazione urbana, un po' la vivibilità, e su questo i cittadini ancora continuano a lamentarsi. Certo. Vabbè, il problema che noi dobbiamo individuare, cosa che manca purtroppo a questa amministrazione, però non totalmente per colpa loro, perché purtroppo le risorse umane sono quelle che sono a disposizione, manca una visione di lungo periodo cercando di andare sull'emergenza, ma è una cosa che ho visto anche nelle passate amministrazioni, perché purtroppo mancanza di risorse umane e discontinuità, perché il fatto che tu cambi un assessore ogni anno, cioè non ti comporta una continuità, almeno nell'azione amministrativa, porta sì che non si veda a lungo periodo. Noi speriamo in questo, che nel breve periodo chiaramente le esigenze dei cittadini, che sia la buca, che sia l'erba, che sia le cose più semplici, vengano portate avanti, anche su un po' di decoro urbano, perché ormai è indecente. Faccio l'esempio: quando ospitammo l'assessore all'ambiente di Modugno, che venne qua per la campagna elettorale restituendoci la nostra visita a Modugno, disse: ma qua non le lavate mai le strade ai marciapiedi? Ecco. Io dissi: no, qua le strade ai marciapiedi non vengono mai lavate, loro le lavano due volte a settimana, cioè con dei mezzi meccanizzati, quando qui abbiamo ancora gli operatori, poveri, il casco e la paletta, che dovrebbero pulire una città di 50.000 abitanti, e chiaramente non ce la fanno. Anche perché per esempio Ebbole invece ce l'ha. Sì, ma qui stiamo purtroppo 20 anni indietro in tutto, cioè non c'è proprio una visione dal tipo manageriale proprio della cosa pubblica, e questo è un problema grosso. E magari c'è anche una chiusura, come ti dicevo, provinciale e paesana, che è portata dal fatto che nessuno magari ha visto fuori o da un occhio fuori come funzionano le cose, perché non perché uno voglia essere, come dire, esterofilo, non si parte di esterofilia, no, l'erba del vicino, però tu devi sempre confrontare la tua realtà con le altre e cercare di capire dove puoi migliorare e prendere gli aspetti positivi, se ci riesci. Questo è quello che manca alla nostra classe politica, al di là di questa amministrazione. Vabbè, insomma, avete ancora 4 anni e mezzo. Amen. Noi ci impegneremo in fare, cioè saremo molto rompiscatole in questi, perché tu vedi in consiglio poi rompiamo le scatole su questi temi che ci stanno a cuore e che ci vengono segnalate dalle persone, però cerchiamo chiaramente di rompiscatole ma propositivi, cioè nel senso noi ti poniamo il problema e ti portiamo pure una possibile soluzione, poi è chiaro che tu sei maggioranza e decidi, noi da quest'altra parte, oltre a essere propositivi, proporti una cosa, chiaramente anche contrastarla qualora vediamo che sono cose che purtroppo ci ha abituato la nostra classe politica, è solo pro domo sua e non per la cosa pubblica, allora a questo punto noi bastoniamo, perché è quello ruolo che dobbiamo avere. E questo ce lo aspettiamo. Grazie Maurizio Mira, ci ritroviamo appunto fra qualche settimana, così faremo il punto nuovamente insieme. Noi chiaramente andremo a conoscere anche gli altri consiglieri di maggioranza e di opposizione in queste settimane, abbiamo dato il tempo insomma di insediarsi, quindi ora è il momento che comincino a farsi conoscere e ci dicano un po' quello che stanno facendo. Grazie ancora Maurizio Mira. Grazie a te e ci vediamo fra un mese. Noi ci ritroviamo come sempre con i TG, sempre appuntamento con Sud TV. Grazie per averci seguiti.